riesce, sta serio. Come devo fare? Allora, dai. No, ora se mi piglia a ride è finita. Vediamo se funziona il microfono, eh. No, non c'è il riassunto dell'episodio precedente, perché... Mentre sono qui che sto facendo il video sul jukebox, questo cavolo di microfono qui ancora una volta ha deciso di dirmi ciao. Infatti sentite la voce come fa schifo perché sto riprendendo con un microfonino attaccato sopra la telecamera e via. Non è che non c'ho soldi per comprare un microfono, eh? È perché mi piace proprio questo. A me mi piace questo qui, con l'archetto così. Mi torna troppo comodo. E prima o poi qui dentro ci infilo un trasmettitore e lo faccio diventare wireless appena ho un po' di tempo. Però per il momento devo andare ancora con il filo. E questa volta si è rotto il filo proprio, quindi qui non è un gran problema, basta cambiare il cavo. Zan zan, qui va retto anche abbastanza bene tutto. Sono tipo 3 anni che lo uso, o 2 anni tutti sicuramente. No, lo taglio, faccio prima. Ticchete, e dai. Qui ci recupero lo spinottero in cima. Ora c'ho quest'altro cavo qui di recupero, l'ho recuperato, non so di cosa era. E proviamo, ci metto questo. Tanto per andare ci va, perché è doppio di così il foro, quindi anche meglio perché io l'attacco qua. Anzi, dovrei fare una cosa, ci dovrei fare un nodo dall'altra parte. Questo lo metto qui che impedisce che si apra ancora di più il cavo. Qui ci si mette un altro pezzettino di plastica termostringente. Olè. Così non ci verrà mai via. Non trovo la pinza per staccare l'isolamento. Non la trovo più. Devo andare con le forbici e con l'unghie. Pensa a cosa servono l'unghioli. Con la sola potenza delle unghie. Vincerò! Due insieme ce la fo. Questi sono ancora più bastardi, c'hanno un isolamento bastardo. So che non si vede un cazzo, ma non è che vi perdete per granché. Pronti così. Un po' di flussante, cioè un quintale di flussante, ci fiondo sopra. Col flussante, boia, adesso sarda all'istante. E via che si va, pronti, olè. No, l'ho messa. Ah, pensavo che girasse fin dall'altra parte. Vediamo se gli ho. Sì, olè, va. Ora poi se ci fate caso nel video che ho fatto del jukebox, a un certo punto vedrete che ho questo cosino rosso attaccato al microfono, quindi saprete che a un certo punto ho fatto questa cosa. Prova, prova, funziona, vai, posso continuare il video. Ma prima di concludere questo video, mi è arrivato un pacco da Gianluca Bocci. È un grande youtuber, veramente ganzissimo, ve lo consiglio di andare a vedere il suo canale. Mi ha spedito questo pacco e io non lo so cosa c'è dentro, se dentro c'è qualcosa di... Io presumo, perché mi aveva parlato di una certa cosa. Vediamo se dentro questo pacco c'è effettivamente questa cosa. O vediamo un po' che c'è. No, non ci credo, sì. C'è veramente quello che pensavo io. No, non ci credo. Gianluca, sei un mito. Spero possano esserti utili, davvero utili. Un abbraccione, Gianluca, è un fenomeno. Cioè, mi ha regalato il microfono wireless. Let's go. Let's go. Let's go. C'è tutta una serie di robe, di questa Let's Go. Andiamo a vedere. Sono curioso. Solo così, poi farò un video normale sul primo canale dove proverò questo radiomicrofono, perché non è una roba che si prova in 5 secondi. Vediamo che c'è qui dentro. C'è tanta robina ganza, sento.
Sì, connettore bilanciato. Dov'è il microfono? Ah, eccolo qui. Allora, fermi tutti. Cavettino super figo con il coso qua giù che gira. Non so a che serve, però gira. Qui abbiamo tutta una serie di cavi, adattatori per il ricevitore e per il trasmettitore, bilanciati, sbilanciati, cavi che si collegano anche per gli smartphone. Qui c'è veramente di tutto. Questo qui invece è il microfono vero e proprio. Questo piccolino qui è il microfono, quindi qui dentro ci sarà semplicemente una capsula condensatore con il suo cappuccino in foam che non ce lo offrirò manco morto dentro. Allora togliamo di culo sta roba nera di qui sotto, che se no... Quindi questo è proprio il microfono, la clippettina che si attacca qui così, si dovrebbe attaccare qui così, per ora non lo voglio spaccare subito, se no lo stronco subito, che si può attaccare sia di così che di così, perché c'è la bocca mancina o chi ha la bocca destra e si può attaccare da tutte le parti. Questo l'hanno fatto cornuto una volta sola, invece questo poverino, si sa, nella vita può succedere anche due volte. Comunque, eccolo qua. Questo è il radiomicrofono che mi ha spedito Gianluca Bocci, un mito assoluto, perché LVM328C Wireless Microphone. Bene, io ringrazio ancora Gianluca. Vi lascio nella descrizione del video il link per comprare questo radiomicrofono anche voi se lo volete, un link con la mia affiliazione Amazon. Questo video finisce qui, io vi ringrazio di averlo visto e naturalmente restate sani! Pum, pum.